Rieccoci, parliamo adesso della via videoblog con la nostra web camera. Parliamo della gara di Maddaloni. Io la definivo la gara dalla bella semplicità, ed è vero, perché non ha fronzoli, non ha particolarità da ricordare. Invece quello che si ricorda di questa gara è la buona sensazione, il buon sapore, il profumo delle cose fatte bene. È come quando tu passi davanti a un forno, quando c'è il fornaio, quando c'è il panettiere, tu senti subito, prima ancora di entrare, annusi e senti il profumo. Il profumo del pane, il profumo della tradizione. Questo è quello che sentiamo agonisticamente, ma soprattutto come festa, come momento di accoglienza, quando ci avviciniamo a Maddaloni e quando viviamo l'appuntamento degli amici del Podismo a Maddaloni. Amici in tutti i sensi, perché è un gruppo unito, un gruppo che ci sa fare, un gruppo che è sempre rimasto compatto. Quest'anno la presidenza per il dottor Francesco Iadevaia. E devo dire, mai migliore esordio. È stata una bella gara, ci siamo divertiti. Pensate che in Campania, nonostante il giorno precedente, 12 ore prima, la gran gara di Caivano e campionato regionale di società, nonostante soprattutto durante la domenica in giro per la Campania ci fossero altre gare, e qualcuna pure molto vicina, Lecci Parete, alla gara di Salvatore Coppola, di Mimmo Servidei, di Peppe Miletto, di Bruno Masella, del nuovo presidente Francesco Iadevaia, in quasi 700 hanno detto sì e sono stati presenti. Ci siamo gustati una bella gara. Io me la sono gustata un po' di più, sia perché in versione speaker, sia in versione allenatore. In versione speaker perché è una gara tranquilla, posso presentarla in tutta serenità. In versione allenatore perché c'è stata la bella vittoria di Marek Adam e di Martina Modio, che sono due miei atleti. Marek ha deciso all'ultimo momento di venire, di onorare questa gara, perché puntava alla vittoria per confermare che i miei atleti a Maddaloni vengono a vincere, e Martina Modio ha fatto la stessa cosa, nonostante ieri sia stata il giorno precedente, quindi, perché sto registrando subito dopo la gara, sia stata protagonista nel 1500 in pista con suo nuovo personale, è voluta essere a Maddaloni e ha vinto in tutta tranquillità. Seconda posizione per Ella Stabile, davvero complimenti a Adela, e poi per quanto riguarda in campo maschile la seconda posizione per Vincenzo Migliaccio, il ragazzo dell'atletica Caivano. Sia Vincenzo sia Marek hanno gareggiato a Caivano 12 ore prima e hanno dimostrato comunque di andare forte. Terza posizione per Enrico Signorelli. Bella gara, davvero complimenti a questi ragazzi che negli anni hanno sempre portato avanti questo messaggio, il messaggio dello sport pulito, bello, organizzato. E poi negli ultimi anni il ricordo importante, affettuoso, di Vincenzo Pascarella. A Nicola Leone il premio speciale quale vincente della categoria massa 55 della Nicola Leone dell'Atletica San Nicola, che ci dà appuntamento al 3 giugno, perché saremo al 3 giugno a San Nicola alla strada, e Nicola Leone che si è visto assegnare il premio speciale in ricordo di Vincenzo Pascarella. La stessa figlia Luisa è venuta a consegnare in emozione, con totale emozione, il premio nel ricordo del papà. La classifica squadra non poteva che andare al team di Michele Campolattano, il presidente dei Roadrunners Maddaloni. E che dire, è stata una bella, bella, bella gara. E per me è stato un weekend importante, un weekend bellissimo. Basta dire che Marina Lombardi, in occasione dei societari in Toscana, Marina che corre e spesso vince qui in Campania sui 10.000, non solo sulle 10.000, ma su strada sulla mezza maratona, quest'anno è scesa anche sotto il muro dell'ora 24 sulla mezza in occasione di Agropoli, ha fatto un gran tempo nei 1500, 507, e mi aspetto grandi prestazioni anche stasera sul 5000. Lei gareggia per l'Atletica Cascina, mentre a Napoli, dicevo, di Martina Modio, che ha stabilito il suo personale, anche se decisamente vale meglio a 5.20, un gran 5.29 invece per Alessandra Ambrosio. Pensate che lo scorso anno aveva 5.50 su 1500, si è migliorata di ben 21 secondi. Alessandra, mai paga, mai doma, oggi è andata a vincere a Parete la gara femminile.
davvero complimenti a questa ragazza, così come complimenti a Martina, così come complimenti e l'attesa adrenalinica del risultato di stasera per Marina Lombardi. Segnala anche la seconda posizione di Gennaro Ciambriello in occasione della vittoria di Egebre Ceci a Parete e segnala anche la bella prestazione di Marco Di Martino, sempre ragazzi che fanno parte del mio staff di atleti, così come alla gara di all'appuntamento di Maddaloni Francesco Varriale è andato forte, quarta posizione per lui, e nel ricordare che anche Antonio Lombardi se l'è cavata alla grande ieri con il nuovo personale sui 1500. I miei ragazzi davvero vanno molto forte, e a volte il rischio è quello di dimenticarsi qualche altra prestazione, proprio perché sono tanti, proprio perché sono bravi, proprio perché il mio gruppo di MC Top Team, quelli dei ragazzi che vanno per la maggiore, è composto da 18 atleti e che scendono sotto il muro dei 3,30 a chilometro. Un piacere allenare loro, un piacere allenare anche tutti gli altri, perché l'MC Top Team è un'unica grande famiglia che non ha colori, perché ognuno ha la propria società, ma tutti hanno lo stesso colore e la stessa passione nel cuore, quella che cerco io di trasmettere anche a loro. Allora, appuntamento nei prossimi giorni, rivolgetevi sempre, fatemi le domande, fate qualsiasi richiesta, io ci sarò. Magari dovete attendere qualche giorno, ma io sarò sempre qui. Possiamo parlare di allenamento, potete rivolgermi domande sugli allenamenti, sull'alimentazione, ma in questo caso mi farò da tramite degli specialisti ai quali faccio riferimento, e possiamo parlare di tutto, così come abbiamo parlato oggi anche della gara di Maddaloni. È stata una bella avventura quella maddalonese, ma del resto siamo tranquilli. Quando andiamo in terra maddalonese, in terra casertana, Maddaloni in particolare, sappiamo già in partenza che ritorneremo a casa col buon gusto e buon sapore, buon profumo del pane appena sfornato. Così è avvenuto quest'oggi, così avverrà a settembre quando saremo ospiti della Roadrunners Maddaloni. Intanto ci siamo gustati il trofeo Città di Maddaloni. Restate sempre sulle pagine del videoblog e benvenuti a tutti. Questa è la vostra casa. Ciao a tutti.